Governatore, si avvia un investimento della regione importante per ampliare gli spazi del Burlo. Un'idea per dare più risposte ai cittadini e agli operatori? E anche per implementare l'attività scientifica del Burlo, dei ricercatori, perché con nuovi spazi si permette di rendere più efficace, più efficiente e dare migliori risposte. Proprio sulla parte investimenti abbiamo stanziato moltissime risorse già nella legislatura precedente, proprio per avere una qualità di struttura che possa valorizzare le professionalità e dare migliori risposte all'utenza. Vogliamo continuare a lavorare in tal senso, la testimonianza degli interventi fatti al Burlo penso ne sia la prova. La Giunta non ha paura di fare delle scelte, ha detto, per rendere più efficiente il sistema. Noi dobbiamo avere il coraggio di fare delle scelte e di spiegarle al cittadino. Purtroppo in questi anni invece si è operato per trovare consenso con la sanità e non per dare risposte alla salute dei cittadini. Noi invece dobbiamo lavorare per dire con chiarezza che non possiamo avere dei doppioni che sparpagliano i professionisti sul territorio regionale, aumentano le liste d'attesa, diminuiscono la capacità di risposta ai cittadini. Non possiamo pensare che ad un aumento, come abbiamo fatto e vogliamo continuare a fare, delle risorse in sanità non migliorino le risposte della sanità stessa. Per questo dobbiamo avere il coraggio di fare delle scelte, penso che sia una questione che riguarda su scala nazionale il sistema sanitario, anzi ne sono certo perché ci stiamo confrontando tra tutti i presidenti di regione, purtroppo sono problemi che si rivedono in tutte le regioni. Il coraggio delle scelte vuol dire migliorare il diritto alla salute, non bisogna andare dietro a chi semina paura per guadagnare consenso elettorale, dobbiamo invece andare dietro ai professionisti che ci chiedono appunto di andare nella direzione che ho indicato. Assessore Riccardi, l'evoluzione del Burlo dimostra un nuovo modo di pensare e di fare salute. Beh, dimostra intanto che noi crediamo nel Burlo e dimostra anche che c'è la necessità di specializzare queste attività e consentire che il Burlo esprima e metta a disposizione la sua esperienza nell'intero territorio regionale. Oltre a questo siamo impegnati anche nella realizzazione della nuova struttura a fianco del nuovo ospedale di Catinara. Questi investimenti, che potranno essere riconvertiti nel tempo, garantiscono al Burlo di non mettere in discussione i propri standard, anche perché è un istituto scientifico, quindi c'è una rigorosa attenzione da parte del Ministero. Quindi una storia positiva che abbiamo visto salutata con soddisfazione da tutti, che ci consente di guardare a un nuovo modello che è un modello più attento al bisogno delle persone e attento anche alla velocità come questo cambia. Quindi io sono particolarmente fiducioso che anche queste scelte e il percorso che abbiamo messo in piedi darà dei risultati e consentirà al sistema professionale di lavorare con maggiore tranquillità.